Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Il trucco che vi propongo oggi non è quello che ho adesso, ve lo dico subito, è un trucco un po' pesantino, ma comunque da sera un trucco un po' strong. Se volete vedere il tutorial lo trovate su Instagram, sul mio profilo Instagram, e vi lascio sotto il nome. Oggi vi farò vedere in poche mosse come fare per sfumare le matite, soprattutto le matite scure, che sono quelle un po' più difficili da sfumare, e vi lascio subito al video. Io spesso applico questo correttore in crema di Benecos quando devo applicare gli ombretti. Nel caso delle matite, cioè se voi utilizzate soltanto le matite e utilizzate una base così cremosa, vi troverete un prodotto cremoso di base e un prodotto ceroso sopra. E si sfumerà sicuramente bene la matita, però alla fine rischierete di non riuscire a sfumarla bene, cioè di creare delle sbavature. Quindi se utilizzate una matita morbida, un kajal eyeliner, mi raccomando, non scegliete una base cremosa. Quindi con le matite un pochino morbide preferisco utilizzare sull'occhio o un primer, adesso ve ne faccio vedere uno a caso, e anche un correttore fluido che rimane molto molto leggero e mi permette comunque di sfumare bene la matita. Quindi creo la base con un correttore fluido. Che deve essere steso molto 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 bene. Ok. Ovviamente lo fisso con un po' di cipria, come sempre. Userò questa matita di Lavera che non ho ancora utilizzato perché l'ho comprata da pochissimo, perché le matite nere praticamente io le finisco subito, così vi faccio anche vedere com'è questa matita, quindi ne approfitto. Iniziate dalla bordatura inferiore creando un piccolo tratto nell'angolo esterno dell'occhio, poi salite seguendo la linea dell'occhio, vi darà la direzione da seguire per creare il vostro effetto Ketais occhio all'insù, che a me piace tantissimo e secondo me torna pure a tutte. Poi socchiudete la palpebra, fate, vi collegate a questa linea e cercate di fare una linea sottile all'attaccatura delle ciglia fino circa a un terzo dell'occhio. Poi salite con questa linea qui, ispessendola, e arrivate circa alla piega della palpebra. Se la piega della vostra palpebra è ben visibile, potete tenere l'occhio teso e tracciare la linea, che deve essere leggermente al di sopra della piega della palpebra. Se avete invece l'occhio un pochino infossato o la palpebra che tende un pochino a scendere, non più tonicissima, farete un pochino più fatica ad individuare la piega. Quindi cosa dovete fare? L'ho detto tante volte, forse sarò anche troppo ripetitiva, però dovete guardare davanti a voi, ricollegarvi a questa linea e segnare la piega, e arrivate circa a metà occhio. Ma io lavorerò un pochino sopra, perché se lavoro dentro una piega, come ben sapete, alla fine la matita verrà tutta nascosta dentro la piega. Fisso tutta la matita con l'ombretto dello stesso colore. Poi, una volta scaricato il pennello, comincio a sfumare, porto dall'alto questo colore e me lo porto verso l'angolo interno e sfumo anche qui i contorni. Non avere
il bordo netto della matita. Sono i bordi esterni, appena un po', cioè andate ad alleggerire il contorno della matita. Questa matita qui ve la portate nell'angolo interno. A questo punto avete già la vostra matita un po' sfumata. Pennello da sfumatura e sfumate. E qui decidete voi come sfumare la vostra matita, quindi se volete salire di più potete sfumare qui nel mezzo. Non partite ovviamente dalla zona scura, ma dovete sfumare soltanto i bordi. La zona scura deve rimanere scura. Potete alleggerire la vostra matita, sfumare anche sotto. Andare verso l'alto. Questo è un modo per sfumare le matite. Questo è l'effetto un po' occhio all'insù. Ricordatevi che se utilizzate le matite scure e soprattutto delle matite un pochino morbide, di applicarle solo in pochissime zone, perché come potete vedere poi nel momento in cui andate a sfumare la sfumatura si amplia, quindi si creano questi aloni poi scuri che sono a volte anche difficili da gestire, perché poi vi rendete conto che magari avete applicato troppo colore, l'avete sfumato troppo, quindi è meglio applicarne poco in pochi punti e poi decidere quanto sfumare. Alla fine applicate semplicemente il mascara e il vostro trucco è finito. E questo è il risultato, che è sicuramente portabilissimo e siete praticamente già truccate solo con una matita e il mascara. Vi saluto e per il momento vi aspetto sabato prossimo con un nuovo video.